Grazie. Allora, il libro si intitola I Romanov, storia di una dinastia tra luci e ombre. E siamo molto contenti perché è uscito proprio in occasione dei 100 anni da quando l'ultima famiglia imperiale, lo zar Nicola II, la zarina Alessandra e i 5 bellissimi figli sono stati trucidati in una notte terribile di luglio a Ekaterinburg. Il libro ripercorre in modo semplice, in modo divulgativo, adatto a tutti, un po' come era nel precedente testo, sempre uscito per Marsiglio, Noi un punto nell'universo, 300 anni di storia. E sono i 300 anni più affascinanti nella storia della Russia perché attraversano i Romanov, questa famiglia che è riuscita da, pur essendo indietro rispetto alle grandi monarchie del resto d'Europa, diventare nel giro di 2 secoli l'arbitro praticamente dell'intero mondo. E però poi è stata una storia drammatica, una storia triste. Ho cercato di ripercorrerla nel modo più semplice possibile, mettendo però in luce la verità e quindi anche molti riferimenti storici e questi grandi personaggi, da Pietro il Grande a Caterina II agli ultimi zar. Quindi spero che, insomma, il libro sta andando bene, che possa veramente interessare e far vivere questo mondo che mi ha veramente affascinato. Le immagini sono inedite perché sono di un museo privato, che è il Museo della Moda e del Profumo Daphné di Sanremo, e così anche la copertina, che tratta da un foulard che rappresenta la rosa Romanov, che è una rosa che è stata dedicata da Sanremo e dalla Daphné in particolare a questa grande famiglia.